Ferre sull'esterno della barriera della formazione paraguayana. La battuta di Ciciletti, palla toccata, calcio d'angolo. Ha provato la soluzione di sorpresa. Di sorpresa, e ha toccato poi la barriera, per cui calcio d'angolo per la Roma, che va a battere Matteo Ricci. Lasciato in avanti solo il numero 10 Lopez per il club Nacional, mentre ecco la battuta bassa, attenzione, Verre, palla dentro e poi va a toccare nettamente il pallone con la mano, questa enorme ingenuità di Franco. Una palla che era, passava nettamente sopra la testa di tutti e due i giocatori. Qui vediamo, questi sono gesti, Mario, perché accadono, guarda, va, sono quelle cose che il braccio di Vaptu magari non lo vuoi mandare, però ti va lo stesso sul pallone. Sì, qui infatti non riesce a darsi pace questo ragazzo. Davvero una ingenuità. Comunque rigore inevitabile. È Franco, il centravanti. Il centravanti che adesso vediamo che va verso la propria panchina. Ci dovrà poi raccontare qualcosa Fabrizio Piacente di quello che sta accadendo con il giocatore. Che è... Ah certo, perché era ammonito, quindi ha preso il secondo giallo, quindi c'è l'espulsione. Espulso, sì. E quindi doppio vediamo danno. Il rigore della Roma, Ciciletti intanto contro Ramirez. Ciciletti contro Ramirez. Deve uscire dal campo Franco. Il giocatore del club Nacional, che dunque l'ha combinata davvero grossa, era anche ammonito, quindi espulso per doppio giallo. Ciciletti, tutto pronto per il calcio di rigore, minuto 12 del secondo tempo. Ciciletti dal dischetto, palla nell'angolo e Roma in vantaggio. Il gol di Ciciletti sul calcio di rigore al dodicesimo. Vediamo ancora con questo tiro incrociato sul quale nulla può il portiere Ramirez. Allora Piacente. Allora Gianni, il tecnico Versa è davvero rammaricato perché al di là della... Tanto rivediamo ancora il fallo di mano qui. Sì, al di là della sciocchezza che ha provocato il calcio di rigore e il secondo giallo per Franco, gli ha ricordato, come dicevamo anche noi nel finale del primo tempo, la sciocchezza ancora peggiore. Campo, appunto per regolamento deve uscire al campo e poi rientrare. Noi stiamo nel 90° minuto, quindi tra poco conosceremo il recupero di questa partita complicata per la Roma, che va a subire il gol del pareggio di Cabrera. Il gol di Cabrera al 90° proprio, su questa palla in area. Incredibile, ennesimo lancio lungo. Vedete, c'è stato un liscio di Negò e poi con la punta del piede il pareggio al 90°, il pareggio di Cabrera. Ed è quella situazione di campo che ovviamente non ti aspetti, Mario. No, assolutamente no, ennesimo lancio lungo, una difesa impreparata in questo caso, Negò che sbaglia l'intervento, uomo contro portiere, attaccante contro portiere, e gol tutto sommato, non voglio dire meritato, ma io direi demeritato dalla Roma, che anche in questo caso, ripeto, non ha saputo gestire una superiorità numerica e una, secondo me, migliore anche organizzazione di gioco. Ha continuato a giocare in profondità quando fosse necessario tenere palla. Intanto ha cambiato subito un uomo, De Rossi, Piacente. È entrato Ferrante al posto di Matteo Ricci. Ferrante al posto di Matteo Ricci in questo finale. Quanto Ferrante abbiamo di recupero? Punta, è una punta. Dunque, nella concitazione io ti dico sinceramente, non sono riuscito a capire se è già stato segnalato il recupero. No, non abbiamo visto cartelli alzati, ma proviamo a capire, magari chiedendo. Comunque siamo in pieno recupero, a dire il vero è già trascorso un minuto e 20 secondi. Calcio d'angolo per la Roma, queste battute finali, il pareggio del club Nacional al 90° con Cabrera. Adesso la Roma rabbiosamente in avanti, palla per Leonardi, anticipato dall'uscita di Ramirez. Comunque Mario, dei segnali c'erano stati, l'avevamo detto più volte, del momento di sofferenza della Roma nonostante il vantaggio numerico, e scende ancora in contropiede, attenzione, con Del Valle che controlla di destro al limite dell'area, e questo è l'autore del gol, Cabrera. Poi la diagonale, la chiusura, la palla che non esce. 5 minuti di recupero.
5 minuti di recupero e dunque sono trascorsi già due. Pigliacelli, il portiere della Roma, che è andato a chiudere in scivolata e ha evitato anche un'altra situazione difensiva. Che lettura dai, Mario, di questo finale di gara? Ma io dico che una buona Roma ha vanificato un po' tutto con gli ultimi... Attenzione tanto all'occasione, gira in porta il palo, dice no, poi Leonardi va a ribadire la palla dentro e al 93esimo, dopo la prima conclusione di Ferrante, la Roma torna in vantaggio su questo tiro di Leonardi, che è stato comunque sia toccato dentro l'area. Incredibile, veramente, comunque non cambia la mia, qui è veramente si andiamo a rivedere, ecco il palo con la palla che torna in area, Leonardi al volo e deviazione, la sfortunata decisiva deviazione di mezza. Comunque Roma che dunque riagguanta il gol nel finale con Leonardi, ovviamente Piacente, noi abbiamo pochissimi secondi appena finisce il match, perché poi andremo ovviamente alla Spezia per seguire l'altra gara oggi in diretta su Rai Sport 1. Valbra Guaiana, dovrebbe arrivare ormai il fischio dell'arbitro, ecco che arriva a te Piacente. Velocemente, soddisfazione, ma è stata dura Noi soffriamo tanto queste palle lunghe dietro, è il nostro difetto. Non è la prima volta che, quando soprattutto dietro, non abbiamo difensori molto aitanti che respingono la palla di testa, e noi soffriamo molto la fisicità degli avversari. Queste palle lunghe le soffriamo da sempre, è successo anche oggi. L'unica cosa però che non mi è piaciuta adesso, a parte questo particolare che ci sta, che ogni squadra ha un suo punto debole, è che c'è stata, a un certo punto non abbiamo capito la partita, eravamo in superiorità numerica e dovevamo cercare di giocare la palla sugli esterni, invece ci siamo intestarditi ad andare. Questa comunque è un pregio, che la squadra va sempre per la ricerca del gol e diventa in certi frangenti un difetto. Senz'altro. Grazie ad Alberto De Rossi, noi dobbiamo ancora concludere adesso qui dallo stadio dei Pini, perché tra poco ovviamente si va allo stadio Picco di La Spezia per Milan Gremio. Grazie a Mario Facco, Fabrizio Pescente e Franco Venditti per la regia. È tutto anche da Gianni Bizzi. La Roma ha battuto il club nazionale formazione paraguayana per 2-1, come ci ricorda la grafica. Un saluto da Viareggio.